Presidente Vaterese, cos'è? Champagne, acqua, sudore, paura, gioia, che cos'è? No, è acqua, i giocatori hanno festeggiato innaffiando il Presidente ed è anche giusto che sia così, una vittoria sofferta, però che è servita a farci rimanere in Serie A a testa alta. Ci è voluta una grossa prestazione per arrivare a questo e devo dire che nella sportività si è visto anche il calore dei nostri tifosi che hanno capito il momento difficile di questi ragazzi. Oggi hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e un bravo al nostro portiere che con un paio di interventi ha salvato il risultato. Il presidente Vaterese e l'allenatore Salvemini speravano in 11 leoni. Hanno trovato anche due Superman. Alberga, appunto, il portierino portierone commosso alla fine quanto strepitoso in campo, e soprattutto un grandissimo Gio Paolo, incontenibile non solo nell'azione dei due gol, il primo segnato un minuto dopo quello di Cerezo a Lecce. Beh, Joao, secondo me sei perlomeno un po' interista. Il sorriso vale una confessione, ma le prove schiaccianti sono quelle che mettono ripetutamente in crisi la retroguardia milanista, più volte a un passo dalla seconda capitolazione. Ma quando Barisi e compagni trovano le consuete geometrie per reagire alla prepotenza del Bari e alle radioline che scandiscono i gol della festa sampdoriana, la partita diventa spettacolare, tra scampoli di Vero Milan, prodezze di Alberga, ruggiti brasiliani e non del Bari. Insomma, un cuore batticuore che si intensifica ancor più nella ripresa, quando la squadra di Sacchi raccoglie il giusto premio all'impegno e alla supremazia tecnica. Il pareggio lo firma Simone con un'invenzione balistica da copertina. Al Bari potrebbe star bene anche così, ma Joao è evidentemente seccato dalle voci di mercato che lo danno per sicuro partente. La serpentina è sospetta ma da manuale. Sull'asse Genova-Bari la festa è completa. Allora sai che una parola sulla partita, qualcuna di più sullo scudetto della Sampdoria? La partita direi che l'ha vinta il Bari perché ha dimostrato più determinazione, più voglia di vincere rispetto al Milan, che molto probabilmente è stata condizionata anche dal risultato che stava verificando a Genova. Complimenti alla Sampdoria, ha vinto la squadra che ha meritato di più, che ha sofferto di più durante l'anno, che ha saputo stringere i denti maggiormente, che ha avuto più voglia di vincere questo campionato, sorretta dalla società e da una città intera.